piacere per me essere con voi anche così sulle distanze in occasione di questo convegno. E in un certo senso lo stesso strumento che sto utilizzando mette un po' in rilievo quello che è oggi la modernità. La modernità di questi mezzi è quella di ridurre anche le distanze geografiche, comunque di poter sempre essere assieme, anche se non è possibile essere vicini. Abbiamo concordato con Bellicoso questa una piccola scaletta di questo brevissimo intervento che pensavo di fare inizialmente. Nasce un po' anche da delle discussioni che ho fatto con lui sull'uso di queste tecnologie e anche osservando lo sviluppo di servizi sociali online. La scaletta è molto, molto semplice, perché appunto il tempo è quello iniziale. Io volevo dire le mie opinioni su che cosa sono oggi le tecnologie internetiane e qual è il significato che esse possono assumere anche per il lavoro sociale. Poi c'è un problema sul flusso delle fonti, ossia sulla grande quantità di informazioni che girano su questi circuiti, quindi la nuova responsabilità che ciascun professionista ha nell'usare e nel diffondere queste informazioni. Poi un punto sui blog come strumenti semplici, casalinghi, ma con un grande valore di comunicazione. Infine un punto sulla ricaduta sulle competenze professionali. Sono quattro punti che mi sembrano significativi. La funzione che può avere internet nell'attuale assetto delle politiche sociali, evidentemente la funzione è quella di accrescere il volume delle informazioni. Internet ha questa caratteristica, produce una quantità straordinaria di informazioni. I passaggi è noto, sono stati due: c'è stata una fase in cui i produttori di internet erano sostanzialmente dei monopolisti, in cui c'erano delle grosse organizzazioni. Oggi invece c'è questa straordinaria possibilità di avere degli strumenti più semplici e molto interattivi. La rivoluzione è proprio questa, e cioè la diffusione nelle case, negli uffici, negli spazi più normali di questa tecnologia. È la differenza sostanziale. Flusso delle fonti: ci sono informazioni, si dice nelle teorie importanti del web, meno informazioni. Che cosa vuol dire? Più le informazioni sono, più occorre sceglierle. E questo credo che sia una delle questioni rilevanti anche per il convegno di oggi, ossia l'attenzione alla cura, alla qualità del documento e delle informazioni che vengono veicolate attraverso servizi sociali online o comunque altri tipi di strumenti, e quindi la nuova frontiera della responsabilità del servizio sociale, che è quello di elaborare le informazioni nel rapporto con i bisogni dell'utenza e nella situazione tipica di ruolo dell'assistente sociale, che è un mediatore all'interno delle istituzioni. Quindi questa è una cura, credo, che debba essere prestata, cioè i siti, anche questi che vengono fatti attraverso una grande attività di volontariato, pur essendo fatti da professionisti, il tema è la qualità delle informazioni, ossia la validità delle informazioni. Il terzo punto che mi sembra interessante è quello che io chiamo le tecnologie semplici. Il blog, sicuramente anche i siti che sono più statici, come servizi sociali online oppure come altri che conosciamo. Io ho cominciato con un sito che era www.segnalo.it e oggi do una grande importanza ai blog. Non so cosa succederà successivamente. Do più importanza ai blog, ad esempio, che su tecnologie come Facebook e come Twitter, che sono troppo veloci nella comunicazione, non consentono una riflessività, perché il tema di cui noi abbiamo bisogno è essere riflessivi nel lavoro professionale. Un blog lo trovo uno strumento molto semplice, molto, molto facile di uso e fortemente interattivo. Non
non è costoso, ne vedo un uso rilevante per organizzare anche il lavoro, per esempio per mettere in piedi le comunicazioni che ci sono nel fare dei piani di zona. È uno strumento che abbia, cioè che sia un magazzino di informazioni, ripeto sempre informazioni validate, ad esempio nel lavoro professionale la validazione avviene sempre attraverso l'occhio professionale, attraverso la capacità professionale, quindi l'utilizzo di blog che consentono di avere delle pagine tipo diario di bordo, tipo diario proprio, e anche dei commenti, li trovo molto 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 importanti da questo punto di vista, di poterli fare interagire. SOS poi, il servizio online, ha già una sua cultura professionale molto precisa, molto molto elaborata in questi mesi, in questo periodo, da Antonio Bellicoso, da tutti i collaboratori che lui è riuscito a organizzare in tutta Italia, quindi c'è tutta queste caratteristiche, il forum, la chat, gli eventi, i magazine, le statistiche, cioè si presenta già strutturato con una gamma di informazioni. Questo è un esempio di uso delle tecnologie internetiane sul servizio sociale. Io credo proprio che il servizio sociale, l'attività di servizio sociale, che sempre si è trasformata nel corso del tempo, io ho avuto la fortuna di fare il docente in queste scuole negli anni, inizi nei 70, anni 80, anni 90 e anche adesso nel 2000, e l'elemento più interessante è, da parte dei professionisti di servizio sociale, la capacità di innovazione, la capacità di stare all'interno delle trasformazioni sociali. Non si poteva rimanere fuori, si tratta di validare questi strumenti dal punto di vista informativo. Sicuramente c'è bisogno di informazione a livello territoriale, sappiamo che le politiche sociali oggi sono sostanzialmente politiche sociali che si sviluppano a livello locale, il localismo, che è un valore, vuol dire anche differenze, vuol dire anche caratteristiche specifiche dei territori, tutto questo è bene che venga documentato, internet è un straordinario documentatore di questa situazione. L'ultimo punto che discutevamo, se per la professione dell'assistente sociale, soprattutto gli assistenti sociali nuovi che si formano oggi, quelli che adesso devono affrontare il nuovo ciclo delle politiche sociali, qual è l'importanza di queste tecnologie? Io credo che l'importanza sia questa, cioè avere dimestichezza con queste tecnologie, essere capaci di utilizzarle, diventare degli utilizzatori, ma degli utilizzatori coscienti, è assolutamente indispensabile e necessario, molto di più che nel passato. Oggi è impossibile fare qualsiasi mestiere senza usare con una discreta professionalità questi mezzi, naturalmente mettendoli al servizio della missione che il servizio sociale si dà. Quindi vedo dal punto di vista del mercato del lavoro, sicuramente più le attività di servizio nei comuni, negli ambiti territoriali, nelle specifiche situazioni si organizzano attraverso queste macchine, le tastiere, gli schermi, la comunicazione tramite ADSL, più bisogna essere capaci di utilizzarle. Quindi questo tipo di servizio può essere un servizio che può essere sicuramente fatto se si sviluppano queste competenze al momento giusto. Questi sono i quattro punti che mi premeva toccare. Io auguro a tutti voi un buon lavoro e non vedo l'ora di vedere i risultati della vostra giornata, a cui auguro un grande successo. Arrivederci e buona giornata.